Let's go! Bentornati, ovetti, su Mario più Rabbids, Sparks of Hope. Che bello poterlo finalmente dire! Nello scorso episodio abbiamo cominciato la nostra avventura e oggi siamo nella spiaggia luminosa. Che non lo è per niente, vero? Quindi, non perdiamo altro tempo e facciamo cose extra! Ovviamente no, gente. Andremo prima avanti con la storia e poi faremo cose extra. Però, lui è molto importante. Il bot Tegaio. I miei sensori audio-video non si sbagliano mai. Voi siete clienti dall'occhio fino. Gente che sa quello che vuole. I miei clienti abituali, come dire, sono incapaci di cogliere il valore delle merci. Mi limito a vendergli i fondi di magazzino e poco altro. Eppure, passano il tempo a tirare sul prezzo e a elemosinare i buoni sconto. Io ho una famiglia, 6 robo bebè che mi aspettano a casa. Non posso permettermi scarpe per tutti e così se le passano tra di loro. Ma mi lamento? No, ma non hai piedi, quindi... Ma... Continuo ad avere offerte pazzesche. Per dire, i nuovi clienti di Spiaggia Luminosa si beccano ben 2 super funghi gratis. Ed è per questo che ti amo, bot Tegaio. Non solo per il tuo nome però, mi raccomando. Gli oggetti si possono utilizzare in battaglia. Ci sono svariati tipi di oggetto, come per esempio appunto il superfungo, il blocco Pau, che distrugge i blocchi, e il recupero completo. Vi dico subito che durante la preview non ho utilizzato nessun oggetto in battaglia nel primo mondo. Quindi vediamo se riesco a farlo anche adesso. Detto ciò, vediamo un po' cosa posso fare. Avrete sicuramente notato che molti oggetti si possono acquistare tramite quelle monete solari, chiamiamole così, che si possono prendere facendo missioni extra. Non è un problema per me però perché, hey baby, devo finire il gioco al 100%, o meglio, voglio provare a finire il gioco al 100%. Quindi ecco qui le ultime 2 monetine rosse. Side quest completata. Aprendo inoltre gli scrigni otterrete monete o astroschegge o credo anche oggetti. Inoltre è possibile anche provare a scuotere gli alberi per prendere altri oggetti. Vediamo se mi dai qualcosa qui. Astroschegge, perfetto. Quindi non perdiamo altro tempo in quisquilie, ok? E andiamo al villaggio luminoso. I nostri eroi si sono ritrovati in una situazione esplosiva. Oh, ho capito, è il titolo della missione, quindi dobbiamo sconfiggere tutte quante le bombe. Prima però c'è il tutorial. Gestione squadra. È possibile cambiare gli eroi del vostro team in altri eroi che sono nelle retrovie. Senza limiti. In Kingdom Battle bisognava per forza avere almeno un Rabbid nella squadra. Così come non era possibile togliere Mario, stavolta però potete usare Luigi più Rabbid Peach, Peach e Luigi, Mario e Rabbid Luigi, qualunque combinazione va bene. Per il momento lascerò Mario e Rabbid Peach, almeno per qualche altra battaglia, perché non abbiamo fatto praticamente nulla con solo loro due, escludendo il tutorial, quindi per ora andiamo avanti così. Importantissima è la visuale tattica di Beepo, premendo L3 tecnicamente, sarebbe il... com'è che si chiama? Il control stick sinistro. Perché vi fa vedere ogni cosa sul campo di battaglia. Quanti punti vita un nemico, il livello del nemico, una descrizione, effetti speciali, se è debole a qualcosa, se resiste a qualcosa. È una cosa che userò ogni volta che comincerò una battaglia. Quindi, here we go! Scivola, raccogli e lancia. È possibile con una scivolata sconfiggere le bombe e
lanciarle poi verso altri nemici o oggetti. Quindi esplodete, mie care bombe, esplodete e datemi tante bellissime astroschegge. Ora, che sia possibile finire questa battaglia in un solo turno? Vediamo un po', voglio provarci. Perché so che è possibile colpire questi due insieme. So che è possibile perché l'ho fatto durante la preview. Funziona? Sì, perfetto. Allora, Mario, fungimi da molla. Let's go! Bentornati, ovetti. Sopra questa casa. Con il salto team è possibile anche salire sopra, gli ostacoli. Quindi andiamo. E sconfiggiamo tutti quanti. Davvero, un critico? Non mi lamento. Mario, finiscili. Piu, piu. Spam, spam. E doppia esplosione. Battaglia completata. Mi sento pro. Anche se ho già fatto questa battaglia, l'ho già detto. Inoltre, level up a tutti quanti gli eroi. Cosa molto comoda. Altri giochi molto vecchi non facevano così per niente. Non sto parlando di Kingdom Battle, mi raccomando. Grazie al cielo avete risolto la questione del Bobomba. Temevo che esplodendo potesse spazzare via la creatura che ho trovato. La porta del faro si apre solo grazie al sole. Senza sole è impossibile entrarci, di solito. Ma siete fortunati, questo delizioso cosetto emette una gran bella luce. Ecco, vi faccio vedere. Hai ottenuto un prisma abilità. Hai appena sbloccato il tuo primo prisma abilità. Puoi utilizzarlo nell'elenco abilità per potenziare i tuoi eroi. Cosa estremamente importante. Quindi, ci sono quattro cose potenziabili, quattro categorie. Il problema è che tecnicamente ce ne sono cinque, credo. Ho chiesto, quando sono andato nella preview, che cosa era il punto interrogativo. Mi hanno detto, non te lo possiamo dire. Quindi, io non so cosa sia quel coso, ma sarà una cosa eccessivamente buona e importante, di sicuro. Non ho intenzione di dare a ogni personaggio un prisma abilità ogni volta che ne otteniamo uno, ok? Quindi, per esempio, adesso do solamente a Mario e Rabbid Peach qualche abilità, però le rivedremo tutte quante mentre andiamo avanti con la storia. Mario, però, ha un'abilità, questa qui, che costa 3 prismi, che vi consente di saltare su un nemico. Ed è molto molto buona. Però appunto costa 3 e io ne ho solo uno. Quindi per ora danno critico aumentato. È possibile inoltre anche rimborsare l'abilità. Quindi non spenderete permanentemente i vostri prismi. Rabbid Peach, intanto tu prendi... sì, colpo di grazia. Il terzo razzo fa più danno. Rabbid Peach ha anche un salto molto particolare. Può curare gli alleati dopo un salto ed è... Mua. Gli altri appunto li rivedremo più tardi. Allora, andiamo direttamente verso il tempio? Sì, vorrei fare qualcosa di extra, ma la faremo dopo il tempio. E per dopo il tempio intendo dopo la prossima battaglia. Qualcosa qui c'è? Sì, astroschegge, dammele, dammele. Ne ho assoluto bisogno. Anche qui c'è qualcosa di buono? Sembra di sì, alla faccia. C'è un timer di recupero. Ok, ora intanto caliamo la scala e scendiamo la scala. E verso il tempio? Potrei andare a fare, appunto, missioni secondarie. Le facciamo più tardi, ok? Prima il tempio. Poi vediamo... Che succede, Bobomba? Allontanati da me! Addirittura c'è più pioggia vicino al tempio. Ok, questo non me lo ricordavo. Ricordo, io ho provato tecnicamente la beta di questo gioco. Quindi molte cose sembrano già meglio, ok? Il frame rate è sicuramente più stabile. Ci sono meno errori visivi. Perché, hey gente, era una beta. Ovviamente poi le cose le aggiustano nella versione completa, giusto? Giusto?
Allora, direi di andare verso il tempio, perché sono sceso, non lo so neanche io. Tu intanto resta lì, mio caro parente poseidonico di questo mondo, attraverso il campo di battaglia. Ossia il nome di questa nuova missione. Dobbiamo semplicemente raggiungere quella zona. State molto attenti agli obiettivi. A volte non è solo sconfiggi tutti quanti i nemici, ma solo alcuni. Oppure raggiungi la zona e basta. Dovete vincere questa battaglia e portarmi via con voi. Non voglio rimanere qua. Se vogliamo fare i precisi, noi stavamo seguendo un altro Spark, ma più siete, meglio è. Ascoltatemi, questi cattivoni sono delle vere pappamolli. Se raggiungete l'altra estremità del campo di battaglia, se la daranno a gambe. Visuale tattica, ve l'ho già spiegata, estremamente comoda. La userete anche voi spesso e volentieri, se avete questo gioco. Quindi, eccoci qui, visuale tattica. Abbiamo un bel po' di Goomba e due nemici cecchini che si chiamano... Merini. Sono vulnerabili al fuoco e resistenti al ghiaccio. Notate bene questa cosa, eh? Allora, possiamo forse cambiare personaggi? Perché con tutti questi nemici qui, forse converrebbe usare Rabbid Mario. Ok, perché no? Cambiamo un po'. Quindi, Rabbid Mario, vieni con noi. Idem per... no, Rabbid Peach è molto utile, quindi la useremo. Rabbid Mario è un attaccante melee, quindi attacca a distanza ravvicinata. Ha delle abilità anche lui molto buone, ad esempio questo qui, che gli permette di attaccare, anzi, di muoversi dopo aver attaccato, quindi direi buono. Poi abbiamo Rivalsa, che restituisce il 50% del danno subito, mua proprio. E Scivolata d'aria, somiglia molto alla scivolata che aveva in... Kingdom Battle, già lo dico. Facciamo cosa per adesso? Non posso avere troppe cose buone. Per ora facciamo solamente il raggio di movimento aumentato, perché prima raggiungo i Goomba, meglio è. Poi vedremo anche le altre abilità quando avremo altri prismi. Ora come ora però lasciamoli da parte, perché non voglio stare qui ad analizzare ogni singola abilità. Quindi, here we go! Allora, Rabbid Mario, scivolata! Poi... fino a dove raggiungo i miei nemici? Perché potrei benissimo fare una cosa... Allora, domanda. Visuale tattica, grazie. Voi fino a dove arrivate? Perché è molto importante da sapere per me. Fine laggiù. Io potrei fare una cosa molto bella. Quindi la farò, perché è bella. Allora, per adesso quei Goomba lì li ignoro. Quindi, Rabbid Mario. Ah, aspetta. Rabbid Mario? Perché in effetti... non posso mandare tutti quanti avanti. Posso però mandare... sì, ok, facciamo così. Salto team! Così raggiungo questi due, questi tre, scusate, e vi mostro l'attacco melee di Rabbid Mario. Guardate un po' quanto è ampio. Colpisce in un'area molto limitata, ma colpisce tutti i nemici in quella zona. L'altra sinistra. E basta. Possiede anche lui un contrattacco, però è molto piccolo... e funziona solo se viene colpito. Quindi per ora no. Rabbid Peach può provare a colpire qualche Goomba solo per sfizio. Non che serva così tanto, però c'è l'opzione. E passo il turno. Non colpirmi. Ok, perfetto. Mirino. Aia. Forse può farmi la bua. Mi ha fatto un critico. Come ti permetti di farmi un attacco critico? Allora, vengo comunque curato. Non che cambi qualcosa, quindi va bene così. Allora, limite laggiù, perfetto. Quindi Rabbid Peach, finiamo questa battaglia senza colpire i mirini, perché si può fare, quindi eccoci qua. Vediamo un po', la raggiungo? Sì. Meglio farla però un po' più qui. Quindi salto team. E con questo abbiamo finito la battaglia. Boom! Easy peasy, lemon squeezy. Level up, magari. Per favore. Sì, perfetto. Lo dico già adesso, il recupero dei punti vita dopo la battaglia si può disabilitare, è un'opzione, quindi se trovate il gioco troppo semplice è possibile toglierlo. Lo lascerò attivo perché è attivo normalmente, quindi lo lascerò attivo normalmente, poi si vedrà più avanti se cambiare qualcosa oppure no.
Astrofiammo, entra in squadra. Un nuovo Spark si è unito alla tua squadra. Puoi utilizzare il menu Spark per farlo combattere assieme ai tuoi eroi. Quindi, ovviamente, altro tutorial. Gli Spark. Possiamo mettere qualunque Spark a qualunque eroe. Gli Spark, inoltre, hanno effetti particolari. Astrofiammo, per esempio, dà l'effetto bruciante agli attacchi. Non alle scivolate. Ok? Inoltre vi dà antibruciatura. Ossia vi dà resistenza al fuoco e non subirete mai l'effetto bruciante. Possiamo anche potenziare gli Spark con le astroschegge, cosa che farò spesso e volentieri. Il punto è, non so ancora chi usare nelle prossime battaglie extra. Ora faremo cose extra. Intanto dammi le astroschegge, grazie, ok. Non entreremo ancora qua dentro, mi raccomando. Mi sono appena accorto di essermi dimenticato di una cosa nel villaggio, quindi torno un secondo lì. O forse mi conviene fare qualche missione extra, ad esempio questa missione qui, lo scutiferio più profondo. Tanto per vedere se riesco a fare qualche missioncina. Allora, vedo tanti nemici e poche bombe. Fammi un attimo controllare, due nemici qui, ce n'è un altro qua. Interessante, molto interessante. Forse Rabbid Mario non è la scelta migliore qui, allora. Bombe, questa qui potrebbe esplodere e danneggiare questo. Proviamo con... No, ok. Proviamo forse con Luigi. Ma perché no, dai, andiamo con Luigi e basta. Lo so, sto usando sempre Rabbid Peach, ma voglio cambiare un personaggio per volta. Luigi è un cecchino, può colpire a distanza. Inoltre la sua arma fa più danno, più è la distanza. Bellissimo. Da qualche parte c'è anche gittata arma aumentata, per esempio sguardo d'aquila, che è un contrattacco come Mario, salto team extra, è comodo ma non adesso che abbiamo solo due eroi, quindi facciamo danno critico e... gittata arma, ok, e dovrei dare un'altra abilità a Rabbid Peach, facciamo gittata arma anche lei, perché no, dai, perché no, quindi possiamo... mettere qualche spark? Sì, Luigi ha già uno spark, ha il meteor rifiletto, quindi mettiamo lo spark del fuoco a Rabbid Peach. Non conviene, conviene mettere spark elementali a persone che possono... a eroi che possono colpire più nemici, ma non ora. Chiedo scusa del taglio, Nicola, e adesso, here we go! Cominciamo, allora. Riesco per caso a sconfiggere questi due con la scivolata? 55, vediamo un po' adesso. Vai Rabbid Peach e boom. Non li ho sconfitti, vero? Assolutamente no. Allora, per il momento conviene rimanere al riparo. Posso colpire lui senza distruggere la copertura, quindi vai. È un peccato, lo so. Forse ho scelto male i personaggi, ma non è un problema, quindi... no, Luigi, dovresti scavalcare, ok. Puoi colpire lui? Riesci a colpirlo, vero Luigi? No. Gioia, però abbiamo almeno lo sguardo d'aquila, quindi vai così, contrattacco pronto. Avrei forse dovuto portare un'altra volta Rabbid Mario, rivedendo tutti quanti i nemici. Vabbè, pazienza, passiamo il turno. Ok, colpisci. Bene, critico. E ho anche sconfitto qualcuno. Tu mi colpirai, vero o no? Ah, critico addirittura. Abbiamo Rabbid Peach che cura, quindi pazienza. Mi spiace, non ce la fai. Voi non ci arrivate, vero? E ci arrivano lo stesso. Sì, sto giocando molto male. Devo capire meglio quali eroi scegliere. Perché nel gioco vecchio vi davano eroi man mano che andavate nell'avventura. Avanti, intendo. Adesso no. Adesso ve li danno tutti quanti e basta. Allora, Rabbid Peach può colpire qualcuno da qua. Forse non conviene. Conviene colpire davvero con Rabbid Peach questo qua. Questo qua. No, facciamo così, è meglio così, dai. Preferisco fare così. Ok. Poi, Rabbid Peach, curami! Cosa ci ha detto? Qualcosa sui mi piace? Mettete mi piace a questo... No, ok. Ovviamente non era quello il punto. Comunque, vai! Restano tre nemici da sconfiggere, che sono meno del totale dei nemici, e contano anche le bombe, quindi direi che posso passare il turno. Cosa fate, miei carissimi nemici? Mi ha colpito, sì. Dall'alto ovviamente possono colpirvi meglio, quindi state molto molto attenti. Non mi colpire, ok. Vediamo un po'.
potrei provare a fare una cosa molto bella. Dai, andiamo. Allora, bomba, vieni a me, vieni a me. No, ma l'ho lanciata male. Vabbè, pazienza. Volevo ho premuto troppe volte il pulsante A, a quanto pare. Allora, tu verrai colpito da me. Resta però solamente un nemico, vero? Sì. Quindi, forse posso comunque correggere l'errore. Attacco bruciante. E ora, fine. Sì, ce l'ho fatta. Nonostante i miei errori, ho comunque finito la battaglia. La scottatura si sposta sui vari personaggi che toccano chi è scottato. Ce l'ho fatta. Battaglia completata. Conviene sempre in realtà andare con un personaggio melee se ci sono molti nemici. Oppure forse Rabbid Luigi, perché Rabbid Luigi è anche molto buono per attaccare molti nemici. E per personaggio melee intendo appunto Rabbid Mario. Vabbè, pazienza. Abbiamo ancora un po' di tempo, quindi per ora apriti sesamo. Bobomba, memoria, grazie. Non che mi serva, ma grazie. Qualcosa qui nell'albero? Sì, astroschegge. Allora, come posso dirvi questa cosa? Perché vorrei fare la missione delle bobombe, però è più facile adesso fare questa missione qui, visto che ci siamo ed è molto vicina. E stavolta non userò Luigi e Rabbid Peach quando non servono. L'arco dello scutiferio. Peccato però, perché Luigi ha un arco. Vediamo un po'. Non ricordo tutte quante le missioni che ho affrontato, ma se serve Luigi userò appunto, indovinate un po', Luigi. Arco dello scutiferio. No, assolutamente no. Conviene usare molto di più o Rabbid Mario o Rabbid Luigi. Non voglio sovraccaricarvi di informazioni sui personaggi, quindi per ora cambiamo squadra e facciamo Mario e Rabbid Mario. A questo punto perché no? Dai, perché no? Dovrebbero andare bene lo stesso. L'unica cosa è che devo dare un po' di abilità extra. Facciamo che Mario prende questa e Rabbid Mario le ha già assegnate, giusto? No, gliene manca una? Come ti permetti allora? Rimborsamela, grazie, così prendo questa. Danno arma aumentato. Beh, non serve adesso il danno arma. Rimborsa, grazie. Questo non lo posso prendere, quindi forse conviene... dai, movimento doppio, sì, dai, perché no? Dai, va bene così? Va bene così. Stavolta però starò molto più attento, Quindi, niente cure possibili se non tramite superfunghi, non importa. Vediamo un po'. Tanti Goomba. Una bobomba. Com'è che si chiama questo? Un cenciotto? Due cenciotti. Ok. Sono pronto. Here we go. Allora, uno. Poi. Due. Li raggiungo, vero? Sì. Però è mezza copertura. Riesco a sconfiggere quel ciccio, magari? Questo qua. Perché se sì abbiamo fatto. Però per farlo mi conviene stare qua dietro. Ci arrivo lo stesso? Sembra di sì. Uno e... No, sempre... Perché in effetti non posso andare laggiù. Ah, no, posso andare laggiù con Rabbid Mario. Allora è molto più easy. Dai, dai, dai. Fammi mirare il cenciotto. E un'altra volta il cenciotto. Bam, bam. Critico. Non serviva, ma grazie. Quindi, Rabbid Mario. Vai qui. E distruggi tutti. E ora basta. Forse potrebbe servire usare la vista dell'eroe. Quindi andiamo. Solamente perché mi va di essere pronto a tutto. Non dovrebbe raggiungermi quella bobomba. Spero che non lo faccia. E con la vista non lo farà. Passo. Appunto. Visto? Che vi ho detto? Che vi ho detto? Non puoi fare nulla contro di me. Forse questo può fare qualcosa? Sembra di no. Allora. Vediamo. Perché io potrei... Ah, mi sa che posso davvero farlo. Allora, scivolata. Bobomba. Un po' più veloce, per favore, Rabbid Mario. Lancio. E fine. Non serve neanche colpire l'avversario. Ah, battaglia completata. Easy. 9 level up, però, sfortunatamente. Abbiamo forse qualche minuto? Ah, no, non ce la faccio a fare un'altra battaglia. Volevo davvero tanto fare un'altra battaglia, ma a quanto pare non lo posso fare. Una cosa che però posso sicuramente fare... Anzi, no. Forse il tempo di affrontare le bobombe ce l'ho, perché taglierò le battaglie, bene o male. Devo però andare al villaggio perché ho scordato una cosa molto importante laggiù. Eccola qui, davanti al faro c'è la bandiera del villaggio luminoso. Vi permette di teletrasportarvi al villaggio luminoso e vi dà delle astroschegge. Detto questo, mi sa che devo controllare un secondo, grazie, ok? Se ho il tempo di fare le bobombe, datemi giusto un minutino mentre
Prendo dei funghi, ok. Controllo e turno. Allora, sì, il tempo ce l'ho. Ho letteralmente 3 o 4 minuti, ma dovrebbero bastare. Anche perché nel prossimo episodio voi ancora non sapete. Io so, ripeto, per la preview. Comunque, eccoci qui. Facciamo l'ultima missione di oggi. Ho preso un pacchetto vacanze a prezzo stracciato e ora ho anche capito perché. Qua ci sono bobomba ovunque. Sono più stressato adesso di quando sono arrivato. Vi dispiacerebbe occuparvi di almeno 3 di loro? Mi aiuterebbe a rilassarmi? Ovviamente, mio caro, farò vedere però solamente una battaglia. Perché fondamentalmente è possibile trovare, nella mappa del gioco, alcuni nemici. Il punto è, sono battaglie molto rapide. Sono cose che posso anche togliere, farò vedere, ripeto, solamente la prima, le altre no. Non serve, mi sa, neanche cambiare nessuno, quindi andiamo con Mario e Rabbid Mario. Quindi, here we go! Vediamo un po'. Devo raggiungere quella bobomba e ci riesco, fortunatamente. Quindi andiamo con la scivolata. Prendiamo poi la bobomba, ricordo, è a tempo, ma dovrei riuscirci, quindi esplodi pure, mia cara. Non l'ho mandato KO. Ma non dovrebbe essere un problema se raggiungo l'altra bobomba. Quindi andiamo, facciamo un bel salto. So già come fare queste cose e so già dove sono le bobombe. Dovessero esserci missioni molto simili più avanti nel gioco. Ovviamente non posso sapere dove sono i nemici, ma darò il meglio di me, insomma. Quindi andiamo, andiamo. Mentre Rabbid Mario, il nostro eroe rabidoso, distruggerà questo cencino o cencetto o cenciaccio o come si chiama quello, insomma. Battaglia completata. Mi sembra inoltre che le battaglie random... Ah, vi danno esperienza? Ero abbastanza sicuro che non vi dessero esperienza. Forse era una cosa della demo. Non importa, vi giuro, non dirò più... Ah, l'ho già provato nella demo. Però è così. Là intanto c'è l'altra bobomba che affronterò appunto rapidamente. Vi mostro solamente la formazione. Guardate, sono eccessivamente vicine. Letteralmente le prendo, le lancio e ho già fatto, vero? Sì. Sì. Lo dico, se sembra che io stia correndo, è solo perché sto correndo. Volevo fare più missioni secondarie possibili prima di andare nel tempio. E lo dico, ci sarebbe anche dove si trova. Eccola qua. Questa missione, che è di livello 4, che noi non faremo oggi. Idem per questa missione, che è di livello 10, che credo non sia affatto fattibile adesso che abbiamo solamente 2 eroi. Quando troveremo lo spazio, beh, forse la posso provare a fare anche a livello 4 o livello 5. Questa pietra, inoltre, vi sblocca un cannone. Quale cannone? Indovinate un po' quale cannone. Ci sono molti oggetti nascosti. Se c'è un albero o un cespuglio che brilla, scuotetelo, mi raccomando. E adesso andiamo avanti. Qua giù. E noterete che le monete sono appunto respawnate sulla spiaggia perché ho spento il gioco. Ho dovuto controllare la registrazione in sé, quanto era lunga, per fare tutto. Inoltre questi cosi, posso fare un bellissimo spin per prendere altre monete. Ehi, quello è un boss di Origami King, vero? Il nastro adesivo. No, non lo è. Non credo almeno. Oddio, io non lo so. Qualcuno di voi lo sa? Potrei chiederlo. Non credo che sia un riferimento a Origami King. Sarebbe eccessivamente bello però se lo fosse. Quindi speriamo che lo sia. Allora, l'uovo di Scutiferio si può lanciare anche nell'Overworld, ovviamente. Abbiamo appena sconfitto quell'occhio e... Oh no! Una bomba di livello 4! E non cambia niente, letteralmente. Ci sono... Oh, c'è un nemico in più. La difficoltà. Damageless! Perché mi sento pro. Battaglia completata. Basta un pugno di Rabbid Mario per distruggere ogni singolo avversario. Bene, adesso abbiamo però davvero sforato. Volevo in effetti super fungo. Oh, fermi, c'è questo. Sì, lo so, moneta, ma c'è anche questo, ok? Che è un'altra subquest. È un tesoro nascosto. Ok, non so quanti ne abbiamo di tesori adesso, però devo staccare. Volevo lasciare, ora riuscirò prima o poi a dirlo, i video con durata massima di 35 minuti, quindi ora siamo nella soglia perfetta, perché minimo 25, massimo 35. Comunque, nella prossima parte di Mario più Rabbids Sparks of Hope, vi prometto che andremo avanti nell'avventura il più possibile. See you next time, baby.